Sto per partire per andare da Nelle Lazzarin. Come sapete, vi ho promesso che gli avrei portato una pizza con l'uva dentro. Quindi ora ci mettiamo l'uva e gliela porto. Ovviamente lui non sa niente di questa cosa, ma penso che capirà il messaggio molto sottile. Senza che vi sto a spiegare cosa vuol dire pizza all'uva, chi capisce capisce. Quindi mettiamo un po' di uva dentro e la sua reazione spontanea sarà la chicca del teaser del video. Ovviamente poi li togliamo e ce la mangiamo, non è che buttiamo la pizza. Sto per entrare nella DL Gym. Si passa attraverso questo condotto. Pensavo che fosse una palestra aperta pubblico, ma non lo è. Ho la pizza in mano. Ma è una sala giochi o una palestra? Cos'è sta roba? Boh, non è che abbiamo sbagliato indirizzo. Non c'è manco un'insegna. Ma che razza di palestra è? Chi è? Pizza! Pizza. Ciao Danny. Ciao. Come stai? Bene. Niente, ti ho portato... Stai, io facevo il pizzaiolo tempo fa, no? E non sapendo che gusti... È vero? Ti ho portato una pizza. Che gusti? Avevi preferenze per qualcosa? Vabbè, tu... Mi spaventa un po' sta cosa. Peperoni? Aprila, falla vedere a tutti e... No, guardala! Cioè. Aprila, falla vedere a tutti! Ma è una bomba, tranquillo, anche se... Quindi io devo mettermi così e falla vedere a loro? Sì. O posso guardarla prima da solo? Vai a guardarla da solo prima, poi... Falla vedere, decidi tu. È una pizza, o no? Mi stai guidando come se fossi un... No, so se ti piace. Cos'è? Pensavo gli piacesse la pizza all'uva. La pizza all'uva. Quanto sei idiota. Ho sempre detto ai miei follower, giù andando alla Lazzarin, farò sto scherzo. Non ce la farai, ti quelle. Sa stare agli scherzi. No, che non so stare agli scherzi. Certo che. No! No, è che sarebbe stata più bella con il grappolo. Invece. Ah no, beh, giusto perché giustamente con di me. Sì, no, hai ragione. Vuoi insegnare a me il mestiere? No, hai ragione. Okay. Peccato però, perché potevi portarne due, una la mangiavamo. No, col cazzo che la mangio, quella è diventata congelata. Vabbè, questa sarebbe il teaser. Poi c'è la sigla. Okay. La sigla! Sì, abbiamo la sigla! Porca miseria, America! Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di Daniel Lazzarin che mi ha invitato nella sua palestra. No, è venuto lui di sua spontanea volontà. Vabbè, diciamo che mi sono autoinvitato come sempre, come il mio solito fare. Sto scherzando, non ci e quando arriva un ospite è giusto togliersi il cappello almeno, no? No. Cioè, vuoi rimanere con il cappello? Ma lui è da quando è arrivato che non gli piace. Allora, questo è un cappello... Da... Dov'è la lupara? No. Dov'è la lupara? No, è stile Peaky Blinders. Prova a dire Peaky Blinders. Peaky Blinders. Bravo. Se vuoi possiamo metterla alla francese, che è così, è un po' più pittoresco. Vabbè, rimarrò l'unico pelato del video, ho capito. Sai perché io non metto mai il cappello quando c'è lo spot delle luci dall'alto? Perché sennò si riflette vede... Riflette la pelata. Riflette la pelata. C'è sempre il cerchio dello spot di luce in testa e quello è un effetto bruciato che è post produzione è difficile. Capito, che poi ti costa pure rimuovere tutto il resto, no? È una rottura di coglioni. Va bene, lasciamo perdere il cappello. Perché siamo qui? Non lo so. Perché siamo qui? Allora, Danny mi ha invitato a venire a fare un podcast che avete già visto nel suo canale e già che ci sono, ovviamente, ho preferito anche visitare la sua palestra, dato che la maggior parte dei video di allenamento si fanno qua. Di cui ho fatto reaction in passato si sono svolte qui. Esatto. Allora, no? Fai un B-roll così. B-roll! Le coperture si fanno alla fine e le devi mettere in editing. No, nel senso... Due, alla fine dopo ti fai tutti i cosi e dopo così alla fine c'hai il giro della palestra senza che tu te le puoi mettere tutte nel montaggio. Ma cosa non gli devo insegnare a sto ragazzo? Adam, il mio videomaker, sarà contento. Beh sì, perché alla fine si trova tutte clip che lui può prendersi e selezionarsi. Ma fai quello che ti pare, dai! Allora, oggi intervisterò Daniel Lazzarin, farò un po' di domande pungenti, un po' per sfatare alcuni miti. Il solito mattacchione. Chiudiamo la questione su alcune cose, un po' l'abbiamo risolta in privato, chi ha vinto lo deciderà il pubblico. Tutta una gara con Domingo. Anzi, lo ha già deciso perché questo video uscirà dopo, è già uscito. Non c'era vinciti io, vinci tanti. Il pubblico decide alla fine. È stato un confronto, un match, no? Si può dire. Confronto, va bene, però essendo un powerlifter per lui è tutto io gara. Io sono un atleta pedana. Che compete, a differenza tua, che... Io sono un atleta. Vabbè. Danny invece è scemo. Non mi permetterei perché poi dopo gli avvocati costano. Fai vedere la palestra. Allora, quella che vedi, posso dire una cosa? Non tagliare. Oh, cameraman, editor, se la tagli mi incazzo. Appena ho aperto la porta, beh, io pensavo più grande da vederla dai video. Sì, cazzo. E io gli ho detto, beh, la tua quanto grande è? Io ho un home gym in cameretta. No, anch'io oggi stavo in garage, piccolina. Io sono un Danny di altri tempi. Allora, sono 375 metri. Disposti con un, a mio avviso, un criterio mio che ho scelto io, ma solo perché mi piaceva così. Non c'è un grande lavoro dietro nella disposizione delle macchine. Tu fai tutte siamo le macchine, partiti tutte le macchine alleni qua dentro? No, e ora ti spiego. Si parte da un lato, che è questo lato opposto all'ingresso. Sì, magari copriamo anche la marca.
Allora, spostiamo questo. Qui avete, si parlo come se dovessero... Parlo mai plurale, ma se sta... Plurale, no, sì, maiestate. Sì, no, ma sembra che sto vendendo, no? Qui ho messo tutte le macchine isotoniche, infatti, come vedete, abbiamo, partiamo da quella più vicina, una pressa a 45, linea Pure Strength della Technogym. Io vedo un gran spreco di macchine che tu non avrai utilizzato manco per il 10% della tua giornata. Cosa serve tutta questa roba? Se no, non porti no. Clienti, non è una palestra aperta al pubblico? No, beh, qui con 100 mi devo allenare. Cioè, tu fai tutta questa roba? Cioè, no, per la cioè... pressa per... No, vabbè, la scheda cambia e dopo... Stava a fare panca, squat e stacco e stai a posto? Io qua funziona così. Cioè, dopo... Onestamente, sappiamo tutti che panca, squat e stacco sono i fondamentali. Sono, diciamo, e ce n'è uno solo. L'80% di quello che costruisce il fisico. Ma nessuno l'ha mai nascosto, eh? Nessuno l'ha mai nascosto. Nessuno di noi ha detto no, non li faccio. Oppure servono marginalmente. Anche se ho sentito voci di corridoio. Anche su altri canali, che la panca non è necessaria se fai bodybuilding. Lo squat neanche se fai bodybuilding. Mm-hmm. Lo stacco neanche se fai bodybuilding. Beh, io non sono mai stato così in disaccordo. Ah, no. Me l'aspettavo. No, perché secondo me è importantissimo per un bodybuilder che gareggia padroneggiare i tre fondamentali. Questo regala una certa conoscenza con il tuo corpo, il set, l'importanza del fondamentale, no? Con cosa alleni con lo stacco? Io lo metto per la schiena, io lo metto per le gambe. Stacco lo stacco. Però c'è la panca BB style, lo squat BB style, come fai? Devi differenziarti, no? Allora, le stronzate le mettiamo quando arriviamo alla panca, così mettiamo... Lo firmeresti su un foglio con la liberatoria? Sì! Che non esiste la panca BB style, esiste una sola panca corretta? Lo puoi firmare, dirlo? Lo firmiamo e lo controfirmiamo, è la più grande stupidaggine che sia mai esistita. 92 minuti di applausi! Vabbè, il video è finito, posso andare? No, adesso ormai hai fatto aprire, dobbiamo andiamo fare location, tutto il giro. Andiamo, giriamo un po'. No, facciamo uno sketch su altri posti. Cioè, nel senso, cambiamo location per ogni scena. Ok, allora, senti che da pizza che sai. Non devi vendere gli esercizi, non mi interessa adesso le presse. Faccia il braccio. Non ho idea, neanche la leg curl. Aspetta che c'ho il manometro. No, guarda, vai. 48. Sai che sì. Ah! Sapevo. A lui non piace, ma prova, le faccio vedere. Comunque qua c'è il leg curl per i femorali, che a me piace tantissimo. Devo essere onesto, a me piace tantissimo. Se lo vuoi assaggiare, ma basta. Ma le gambe che mi sono dici. Il tuo punto meno forte, se non sbaglio, vero? Le gambe motivo? Mi sono fatto male tante volte. Problemi articolari? No. I tuoi fan, okay. Hanno detto che tu hai problemi a tenere un bilanciere di 20 kg e portarlo alla clavicola. Vogliamo far vedere che è una grandissima stronzata? No, sulla schiena. Io non lo so, non capisco, mi fai paura. La cosa militari press, no? Sì. Che hai fatto nel video tuo, che io ho preso gentilmente con la tua concessione. Non arrivavi giù e molti dicono che queste spalle non ti permettono un ROM adeguato, poi hai tutte quelle artrosi di cui parlo, infiammazioni. Vogliamo far vedere che sei un soggetto sano? Ok. Allora, prendi questa sbarra, prova a fare una mita di quota completa, full ROM, e facciamo vedere che è solo una scelta di tempo. Il bilanciere? Quello che vuoi, eh. No, la lo palestra. So. Tu mi hai indicato questo, non vorrei che ci fosse una strategia, perché se magari vado a prendere questo... No, cioè, non è un test. Prendi un bilanciere. Io ho paura, guarda, cazzo ne so. Cerca di arrivare alla clavicola facendo vedere che non hai problemi. Questo per tutti quei rompicoglioni che mi hanno detto che Danny non ce la fa! Perché lo critichi? Madonna, parti dal pesa, parti dall'alto, magari. Pesa. Mettiti davanti e mi dai assistenza che lo tiriamo su. Vai di là, che scherzo. Oh, che minchia, pesa, sono freddo. Ok? 1 2. No, aspetta, riparti. Andiamo a maneggiare sulle gambe, è una military. È maneggiato. Guarda, ma aspetta, riprendi sotto, che sta. Riprendi sotto, non riprendere il pisello. Vado. Vai. Fatto. Vai. Fatto. No, parti. Fatto. E adesso riprende le gambe, posso farlo, che cazzo ne sanno. Dai, vai, vado. Controllo io. No, è molleggiato. Oh, che palle! È servizio, eh! Che palle, sì! Guarda, sì, mi piace molleggiare. Non molleggiare. Molleggio finché voglio. Fai vedere che oggi tutto... Oh, guardate qua, signori, non ha problemi articolari, vedete? Ah. Non è... Questo mito è sfatato. Okay. Non rompetemi più i coglioni. Attenti alle teste adesso, sfuggite, ok. È ovviamente una tua scelta di fare una military con ROM parziale. Non c'è niente di male, eh? No, ti spiego del perché. In quel preciso momento mi viene da ridere perché un giorno tu mi hai detto, quando ci siamo sentiti in privato, c'era stato un attimo che io avevo voluto fare un curl, se non erro, un po' a cazzo che ero lì che mi divertivo, avevo fatto un curl. Io, sì, mi avevi raccontato, sì. No? Li hanno bullizzato. E è andato un po' uguale. Io stavo facendo la mia military, ero lì, era un giorno molto molto tranquillo. E così, è vero che non sono arrivato, mi fermavo appena sotto al petto per poi ripartire. Molti mi dicono attenzione continua per ipertrofia, l'ha fatta così perché tricca ten track, non c'è una ragione, e tutti a cercare sotterfugi per le gambe, che scusate, no, quella è nessuna.
Ah. Vabbè, però. Quindi non sapevi che non si faceva a gabbetese? No, certo. Ah, ecco. Per la negativa ci stiamo leggendo. Ok, no. In realtà, parlo onestamente, ero in una zona piacevole comfort, di comfort. Casa tua, mi stavo giudicando male. E non essendo un video tutorial, non essendo, era una giornata con me in allenamento. Quel giorno era un po' così. Okay. Io mi sono rivisto. È stato un caso, tu non fai la meditazione solitamente così. Mi sfugge molto ultimamente. L'ho detto. Non niente di male, basta confessare. No, certo, ma non ho fatto male a nessuno, nel senso. No, sì. Era solo questo, io volevo solo specificare che non se certo. Molleggi sulle gambe è una push-pack. Poi ci mancherebbe, non è che adesso lo crucifiggiamo no, per questo. E specifichiamo concedimi. Anche che non ti ho mai detto che fa schifo e no, che no, devi vergognare. Specifichiamo, l'abbiamo già trattato. Lo ribadiamo. Sì. È vero che c'è stato, concedimi il termine, una piccola ammortizzazione in partenza e salita. Sì. Un piccolo coso. L'ho guardato onestamente, me lo concedo. Nel senso, se sono un tecnico che sto insegnando, no, attenzione, ti fermo. Tu sì, non ti ha mai detto di farla così. No. Però nel quotidiano, se anche un mio amico comunque dovesse farmela così nell'allenamento godereccio, un po' leggiadro, senza scopo didattico, lo posso ancora accettare, è ancora abbastanza intolleranza. Non era esasperato del tipo sfuggo sotto per scappare dal peso e quindi mi incastro sotto bilanciere, non era una cosa del genere. No, perché c'era... era curioso che col bilanciere vuoto tu lo sganciavi già alto, io, ma perché non se lo appoggia finché è leggero ci riesce? Non riusciresti mai a sganciare un bilanciere massimale in sospensione, no. Perché no, tu l'hai messo 80 kg, lo tenevi ancora così e poi vedevo che facevi 6 ripetizioni e ti ho visto anche faticare. E io nel video ho detto, pensavo fosse più forte per le masse che ha. Quindi o è un po' deallenato oppure non lo so, perché io non so. Deallenato di sicuro. Ultimamente purtroppo non ho ancora ripreso ad allenarmi tantissimo. Però non è una giustificazione, una sì, cosa. Sì, sì, sì. Ho qui un piccolo fastidio. Ah, qui c'è un problema. Sì, però se voglio essere onesto con me e con te, non compromette l'esecuzione. Cioè, se io, anche adesso mi è passato, all'epoca ce l'avevo, però potevo comunque partire giù, ma mi dava quel piccolo... No, ci sta. Quel però, piccolo sai, feed. Non si capiva da fuori se lo facevi apposta, se no, avevi... certo, non l'ho neanche specificato, per carità. No, ok. Una polemica inutile. No, certo, un piccolo fastidio. Per quanto riguarda invece questo ce l'ho sempre. Un errore che so di avere, basta, tutto qua. Quindi Danny, una volta appurato che le esecuzioni sono una sola, quindi il culturista deve fare i fondamentali come si fanno perché sono codificati, poi lasciando perdere le variazioni che ci possono stare, ovviamente. Una domanda che mi fanno spesso è se il culturista sia un atleta. Cioè il BB, siamo d'accordo che è un concorso di bellezza, perché è tipo un Mister Universo, non c'è una prestazione. L'atleta deve fare una prestazione per essere, diciamo, per definirsi. Quindi è solamente una gara, chi è più bello, più fisicato, e c'è un giudice che decide in modo soggettivo, non c'è un numero freddo per decretare un vincitore. Quindi si può dire che non sei un bodybuilder perché non hai mai gareggiato. Sei d'accordo? No, vero, non sono... Questa definizione, sei d'accordo? Sì. Allora, cioè, hai un fisico da culturista. Posso essere onesto? Sì. Se andiamo alla radice, in realtà, se facciamo un passo indietro nel tempo, 15 anni fa, ero un bodybuilder. All'epoca bodybuilder era il culturista, non necessariamente rilegato alla competizione, perché non c'era questa conoscenza. Andavi in palestra, diventavi muscoloso ed eri un culturista, quindi un bodybuilder. È innegabile che questo termine sia mutato nell'ultimo periodo, va confinato per lo più a chi realmente solca il palco e sì, gareggia. Se no, se quello è un culturista e quello gareggia, che è? Cioè, no, anche esatto. Per dare una distinzione. Adesso va contestualizzato. Il bodybuilder è il tesserato che gareggia, quindi compete assieme ad altri. E powerbuilder cos'è invece? Né carne né pesce? No, non è né carne né pesce. Il powerbuilding è una disciplina che unisce le tecniche di allenamento del bodybuilder, sai, l'attenzione al piccolo dettaglio, magari con una croce, un'isometrica. Ma non è quello che dovrebbe fare già il culturista di sé, di per sé, perché molti associano il powerbuilding al powerlifter che vuole anche i muscoli. È una stronzata. Nel senso, il bodybuilder, a mio avviso, per quanto mi riguarda, ma non è una verità assoluta e non posso no, dire certo. Che sia così, deve inserire i fondamentali. Attenzione, il bodybuilder però, per definizione, li deve inserire davvero? No, non possiamo dire di sì. Perché? Perché come abbiamo detto, il bodybuilder lo si definisce, lo si valuta sul palco. A me non interessa cosa ha fatto per raggiungere quella forma estetica, lui solo quello mi deve presentare. Quando vai davanti al giudice non dici gamba, squat, 270. Certo. Quindi in realtà a me non interessa. Però se voglio analizzare in modo profondo la tecnica allenante, io li reputo molto importanti, anzi fondamentali. Diciamo che sei più un power builder, quindi, sostanzialmente, perché power builder non esiste, sì, nello sport. Sì, senza ombra di dubbio. Anche se qualcuno ha cercato di metterci un copyright sopra con il nome power building. Sto figlio di tutti. È una marchetta anche a te, dai, si può dire, no? Sì, non c'è una ragione particolare per questo nome, ti affascinava? Allora, senza ombra di dubbio, ho fatto scrivere due libri sulla formazione e, diciamo, imbrigliare una tecnica. Cosa succede se io faccio un videocorso e lo chiamo powerbuilding? Cosa, legalmente, cosa mi può succedere? Che ti inculo. Anche se sono in whitelist? No.
Però dimmelo prima, perché sennò... Perché ho fatto un videocorso recentemente, sì. Non potevo chiamarlo power building, anzi, c'è certo. Qualcuno che lo ha fatto, ma ha dovuto staccare le parole, t'ha curato lo stesso, perché la stessa cosa, no? Non mi accanirò mai su questo. Allora, si possono fare il nome di altri? Però ho fatto un libro, aia. Questo allora, non lo posso dire? No, di Pippo Quercia. No, ma vaffanculo. Non lo dico Pippo Quercia. Pippo Quercia. No, lo chiamo, posso dirlo così, non so perché lo dico. Beh, e non è corretto. Pippo Quercia è un albero. Sì, certo. Come Daniele Lazzaro. Sì, esatto, ma finché offendi me, io... Offesa, Lazzaro. No, nel senso, finché scherzi con me è una cosa, poi non so se invece per Filippo può essere preso come una cosa negativa. Quindi lasciamone. Lui ha fatto un libro, un corso che si chiama Power Building. Tecnicamente... Ha fatto prima o dopo la tua... Non importa, perché è retroattivo. L'ho fatto anche per i 20 anni prima. Ma stai scherzando? No. Ma porca puttana! Non importa, non ci sarà nessuna conseguenza. Ah, quindi possiamo dire, Pippo, ti ho salvato, eh? No, non c'entri un cazzo tu, vaffanculo. Con questo video lo stai autorizzando. Sono un figlio di puttana? Sì. Così tanto? No. Se dovesse esserci da ora in poi, quindi di sicuro attenzione, il mio ragazzi, a usare il termine power building, perché ormai è proprietà del network di Danny. No, una delle mie holding è proprietaria holding. Del brand. Sì. Multinazionale, cosa sono? No, sono... Ma scusa, non hai solo una palestra e basta? Che cazzo fai oltre a YouTube? Troppe domande. Basta con power building, no, cambia discorso. Boh, finito. Allora, Danny, una questione un po' annosa, che sicuramente non risponderai o andrai sul vago, come è successo tante volte. Ok. E la domanda che tu ti faccio sempre. Sei drug free? Allora, intanto non rispondo a questa domanda. Ti avvali la facoltà di non rispondere? Sì. Lo sai che quando rifiuti un test sei positivo per l'antidoping? Sì, sì, assolutamente. Quindi ti rifiuti di rispondere, può essere una ammissione o meno? Assolutamente. Tanto la differenza tra i due la sai? Sì, ho visto che c'è questa differenza, non so se c'è sempre stata. È una cosa, è una novità in realtà che ho scoperto. Una delle due è che non hai mai fatto uso di sostanze dopanti. Quale? Drug free. Natural in questo preciso istante. Sei pulito perché hai scaricato magari o hai smesso 20 anni fa, ma comunque non hai il bollino verde Lifetime Achievement, sai, no? Ok, sì, sì. È possibile che tu abbia detto qualcosa in un tuo video in passato? Io ho sentito anch'io quel discorso lì, dove tanti commenti leggo, Danny ha ammesso di essere dopato, cosa che non è mai successa. Non ho mai ammesso, ragazzi, io faccio uso di sostanze anabolizzanti, non è mai successo. Ti posso dire la verità, fisicamente a vederti, la verità, non ti darei del dopato. Ci sta che uno possa sospettarlo. Assolutamente. Perché comunque molti dicono le spalle sono androgene. Sì, sono 21 anni però che mi alleno. E se voglio spalle androgene. E non è la forza di un dopato, poi diciamolo anche, no? Neanche l'aspetto. Beh, cioè, non lo so, cioè, no, minchia, magari se io vuoi spogliare e farlo vedere un attimo alla camera. Adesso come adesso, per carità. Ecco, Danny sta coprendo qualcosa. Sì, una forma fisica di merda. Vabbè, almeno l'addome si può vedere. La pancia. No, sono pieno di pancia. No, mi vergogno. Un attimo, è uno scherzo che faccio sempre. No, ti spiego perché. Tu fai no, la... no. Poi la tolgo, che se ti vergogni. No, mi vergogno, ti dico, non mi sento a mio agio. Non puoi essere peggio di me, guarda. Dai, adesso lo stai spingendo perché l'hai tirata in fuori. Lo fa anche Thomas Hungry. È capace da questa cosa? Sì, ma quando ho mangiato 4 kg. Milano del panzone pelato, ha capito? Io faccio così e ci cascano sempre. Ah, ok. Playoff season, Danny. Ovviamente nel TRT succede che no. Non l'ho ben capito neanche quella cosa lì. Lasciamo perdere. No, so che tipo. Cos'è che dovrebbe succedere? Non lo so. Chiedo all'invito al pubblico. TRT sarebbe quando tu sei nella fase post cycling. Esatto, ma che tipo dovresti diventare? Contenere i calzi. Tipo magari non il rebound, no? Che sei. Non... lo sai allora. Sì, esatto, no, quello. Tante cose più minuziose non le so. Però io è una cosa che non ho mai voluto dire, anzi in realtà non ho mai voluto parlare di questo, ma per un motivo. Il primo è che si entra nella mia sfera personale. Io ho iniziato tardi, come te, in questo mondo. Ho iniziato a 30. No, aspetta, io sono a 18 anni. Nel numero. Anch'io, io ho 16. Parlo di pubblicare la mia vita. Ho detto sfera personale. Ah, okay, io ho iniziato tardi, ho iniziato, ho aperto il mio canale, ho aperto i miei profili a 31 anni. Ovviamente a 31 anni avevo già la mia famiglia, la mia vita. Non ho mai voluto portarla nei social, né la mia vita né le mie scelte. Però scusa, tu sei un'influencer del fitness, quindi è normale che sia un dettaglio non da poco, perché qualcuno potrebbe dire, io per diventare come Danny, certo, aspiro a essere come lui, e magari c'è un modo pulito di farlo. C'è molta gente che dice, questi poi si spacciano per quello che non sono, dai un falso messaggio. In realtà molti potrebbero dire, mi ha motivato perché magari pensavo che era dopato, non ci sono riuscito, ma intanto sono cresciuto. E non è un messaggio negativo, diciamolo questo. Il problema è quando lui magari dice il contrario, ragazzi, sono natural, sono un fenomeno. Quello dà fastidio. Senza, e non mi pare che tu l'abbia mai detto, giusto? No. Io in realtà, chi mi dice io penso che tu sia dopato, è il tuo pensiero, io lo accetto. Voi lo accetto. Giudicate me, no. Ma non i tossici, alcolisti. No, esatto, sì, bravo. Perché bere alcolici a pasto? Perché ubriacarsi quando si è fuori con gli amici? Perché c'è chi si droga? Perché fanno queste cose che sono pazzie? E sembra un modo quasi per dire
dire, perché non te la prendi con lui invece di prendere con me? Poi quando fermano con la paletta quello che è l'accesso di velocità, ma per quello più andava più veloce di me, tanto fermato a te, è un modo per scaricare. No, allora, esatto, entriamo anche in questo discorso. E allora, mi ricordo anche che avevi fatto un'analogia con alcuni musicisti, perché con quella bella musica che hanno fatto, nonostante fossero drogati. Non possiamo giudicare un artista e dire che le sue opere non sono valide perché magari ha problemi di droga. Ma non è la droga che ha reso loro degli artisti. Quindi facessimo un discorso adesso su di te. Tu sei il personaggio che sei grazie anche al tuo personaggio fisico, no? Mettiamo che questo fisico fosse dato da un farmaco. Senza di esso tu non saresti Danny Lazzarini in quel senso, no? Un po' come Arnold non avrebbe mai potuto fare Terminator. Ok, questo... Questo non vuol dire che non sia sbagliato, ma è quasi un po' disonesto non dare un certo peso, che comunque sì, grazie anche a quello sono quello che sono. Ok, attenzione. Mentre l'artista da te citato lo sarebbe stato comunque. No, io non lo so. Almeno così che l'ho... No, magari mi sono anche espresso male. Non era impuntato al le mie doti sono mie, non le devo attribuire a un uso di anabolizzanti o il musicista ha creato la musica grazie alle droghe. No, lì mi era stata fatta un'osservazione sulla mia persona e dissi... Mi ricordo che avevi anche detto, intanto io però ho costruito una palestra a 100.000 euro e non c'entrava niente quel discorso. All'età di 36 anni, con un patrimonio milionario, credo di aver fatto il mio. Ah, Danny dopato, va bene. Ma io sono qui, su una palestra privata da 300.000 euro. Tu dove sei? No, perché è un live. Nella live io rispondevo ai commenti, quindi non si sa a che commenti stavo rispondendo. Quello è il problema della decontestualizzazione. Era stata fatta un'osservazione sulla mia persona e io dissi, perché non vi piace la mia persona? E voi dite che la mia persona non è bella, non i muscoli, quelle cose lì, perché sono un dopato. Perché il commento era, tu sei simpatico, mi piace, però purtroppo sei un dopato e per me non vali niente. Non ha senso, esatto. Perché allora non guardiamo più i film di Stallone e di Arno perché sono dopati, ma non importa se è dopato o meno, ha fatto dei bei video, dei bei film, che ne so, in quel caso lì. No, certo, io infatti questo volevo... E non ha mai gareggiato soprattutto Danny Lazzarini. Bravo, io volevo arrivare a livello artistico, ovvero perché io non sono degno del tuo rispetto come persona, se tu mi dici come atleta, io sono il primo a dirti hai ragione, ma ho sempre avuto l'onestà di dire io non salgo sul palco e non devo dimostrare di essere natural o dope da nessuno perché non concorro contro nessuno, non sto sfidando nessuno, non sto competendo, quindi io potrei essere un alcolista purché lo faccia nella mia intimità. Per quello non ho mai voluto dire natural o meno, perché non gareggiando, se fossi un atleta direi subito sì. Ragazzi, quando la Cherry gareggiava, test. Davide, quando ha gareggiato, test. Assolutamente. Tra l'altro Cherry era anche forte e la squadra diceva Cherry, guarda che ci sarà il test. Anche la Cherry c'è una bella fisicità essendo molto donna. Assolutamente, assolutamente. E uno potrebbe dire, ma non è che magari... Sai. Ecco, lei ha gareggiato, quindi mi espongo. Natural che non hai idea di quanto. Fipi l'ha gareggiato, giusto? Sì. Ed era pazzesca. Che poi l'ha smesso, Cherry? Si era fatto male, quindi si era fermata un attimo. Dopo ha continuato a allenarsi, però non ha più fatto powerlifting e il livello del powerlifting si era alzato tantissimo. Le donne adesso sono molto più forti. Lei, avendo mollato un po' il tiro, ha perso. Dopo adesso lavora in azienda, ricopre anche un ruolo piuttosto importante, quindi si dedica molto a questo. Però non importa, ecco. Per quanto riguarda me, non sono obbligato a dirlo e quindi non lo voglio fare, perché voglio lasciare ancora un po' di libertà verso la mia intimità. Vabbè, se è nuova di moda fare out, l'ha fatto Sarko. Però sono anche atleti che hanno gareggiato. Sì, ci può essere un danno anche commerciale, magari vende integratori, fa passare Va bene, quello è un altro discorso, però sai, loro hanno gareggiato, se altri atleti dicono, tu dici di essere natural, mentre sei in una federazione dopede, ci fai sembrare noi come dei deficienti, invece voi come dei fenomeni, e non è così. Il discorso che feci è incentrato nell'arte, era perché giudichi me come persona non bella da frequentare, per carità, simpatico e tutto, però non puoi darmi la stima perché ho fatto questa scelta, ammesso che l'abbia fatta, no? Quando invece magari ascoltiamo grandi della musica come The Doors, dove Jim Morrison faceva un abbondante uso di sostanze stupefacenti, ma ci sentiamo di odiarlo come artista o come intrattenitore? No. Però il discorso era che Jim Morrison non è Jim Morrison grazie alle droghe, invece tu magari potrebbero dire sei Lazzarin grazie a quello, in senso come personaggio fisico. Se tu mi dici come aspetto fisico va bene, ma lì mi si stava accusando perché mi ha detto tu sei simpatico, mi intrattieni, mi piacciono i tuoi video, ma non posso rispettarti. E io dico, perché non puoi rispettarmi? Perché non lo puoi fare? Se rispetti i grandi della musica, grandi attori, cocainomani, e li rispetti, chi è che non può rispettare l'estro artistico di grandi attori? Però dovresti essere onesto nel riconoscere che qualora tu fossi dopato, quello è stato fondamentale nella tua scalata come YouTuber, perché hai costruito tutta la tua fame intorno a questa fisicità. Supponiamo che tu fossi la metà di adesso, no? Secondo te saresti il Daniel Lazzarini di oggi a livello mediatico e non come imprenditore e tutto il resto? Devo essere onesto? Sì. Non so rispondere. Perché potrei dire fare uomo, tutto quel macismo. No, beh, non avrebbe senza funzionato. Ombra di dubbio se non avessi avuto il mio aspetto. Cioè, ormai sei iconografico con quelle certo, spalle. Certo. Però posso dirtelo in modo confidenziale. Sono 21 anni che mi alleno e questo nessuno me lo chiede. Mi dicono da quanto ti alleni e tu mi stai guardando adesso, sono tanto più grosso di te.
No. Beh, non so, aspetta, diciamo peso altezza, va. 178 centimetri per adesso 102. Quindi ma... sei HP 24, senti, giusto? Qua. HP 24, sono HP 20. Fammi vedere un attimo. No, solo a te, vieni. Solo a te. C'è una punturina qui. Beh, c'è il cagliare sulla pancia, che cos'è? Che cazzo è? No, sono i nei, c'ho come... un sacco di nei, ragazzi. Anche il neo. Troppi nei sospetti. Quindi è molto sporco, se mi tiro, io sono riuscito ad arrivare bello tirato, quando ero proprio scannato, che mi sono fatto anche foto, fatto shooting, era 92 kg. Dopo però 18 anni di allenamento, seguito da Davide, che è un grandissimo atleta quando si parla di bodybuilding, veramente inarrivabile. Avete voce in comune? Avete... È uno dei pochi italiani che ha fatto i mondiali, natural. Dice Artusi, stai dicendo. Mm. Ma perché Artusi c'ha quella pallantina un po' femminile, un po'? È una cosa veneta oppure? No, io non... Ah, no, non lo so, può essere, se tu lo senti, può essere una cadenza veneta, ce l'ho anch'io. Sì, sì, no, volevo fare un'imitazione a volte di lui, ho detto, vabbè, perché c'era quella vocina un po'... Cioè, a volte sai questi uomini maschi, poi esce questa vocina, no, perché ho visto anche un video con Merluzzo in cui tu ti prendevi in giro perché dicevi, c'ho questa vocina un po' estrogenica. Forse i veneti sì. Perché non hai la voce perché di Perché ho la vocina, esattamente. Non sto metabolizzando bene. Senti come... Posso proporre una frase? No. Sì. Minchia, sto entrando nel personaggio. Perché è più una cantilena, no? Quindi magari sì. Un po' la Mike Tyson, no? Che nonostante sia... Sì, sì. Absolutely. Yeah. Ecco, questa è una cosa che non mi è mai piaciuta. Non è una voce... Vabbè, però... Quando dici vai uomo, comunque esce fuori. Sì, perché... Fammi vai uomo alla telecamera. Vai uomo! Io mi fido di te, non è un problema. Pensi che abbia registrato? Mai fatto rec una volta? Ah, stavi rec già? Sì. Allora, Danny, dopo aver fatto questo tour, dopo avermi conosciuto per mezza giornata, okay, cosa ne pensi di me? Hai cambiato idea? Anche tu, paletta verde, paletta rossa? Minchia, di là. Beh, c'era la mia faccia, non potevamo usarla. Usiamo il disco, uno verde. Dai, no, no, fa il serio. Mi hai rivalutato, ho peggiorato la mia... Anche perché... Tu, no, per non l'hai peggiorata. Tu come mi conoscevi a me, per esempio? Per la Cherry, su Facebook. Tu sai che lei era moderatrice del mio gruppo Big Strong Heavier, l'ho messa... Lei... Mi commentava le panche, mi commentava anche il sedere... Nice book, ha detto sta nice maiala. Sì, sì, no, mi ricordo tutte quelle cose lì. Niente foto dei piedi, posso confermare, però. Ti avevo detto di non tirare fuori queste cose qua, testa di cazzo. No. Tu mi hai chiesto la foto del culo, se è bello, mandamela pure a me, hai detto. Sì. Io e lei siamo sempre divertiti tanto queste cose qua, quindi non preoccupare. Comunque siete insieme da 15 anni, no? E siamo insieme da 20. Danny, io sono sempre incuriosito del fatto di cosa voglia dire essere come te attualmente, con i numeri che fai, con influenza. Cioè io già mi rendo conto, la gente mi ferma nelle palestre, foto qua e là, e io sono un canale piccolissimo rispetto a te, anche se magari sono una certa personalità, diciamo, no? Bicipite, mi fai una paura quando lo muovi. Scusa. E quindi, non so, dimmi cosa vuol dire essere Danny Lazzarin oggi, nel tuo ambito privato. Oddio, che domanda apertissima. Sì, per dire, com'è essere così famosi, così influenti, anche per tutto quello che può succedere dicendo una cosa sbagliata, come abbiamo visto certi video vengono presi malamente. Ma allora, a livello di popolarità, tu mi hai detto che non puoi uscire perché c'è la scorta addirittura nei posti, no, cioè nei posti pieni di persone, no, come ti dicevamo, come Saviano in sostanza, no? Oh minchia. Pensa. C'è gente che ti odia tanto. No, lo so, lo so. No, allora, sì, ovviamente quando ci sono grandi eventi come le fiere, queste cose. Sì, roba a tema, ovviamente. No, ma anche no, tipo la Games Week, l'ultima volta, molto calore da parte del pubblico. Ovviamente se devi arrivare al padiglione ti devono mandare la scorta perché non puoi entrare dalla parte principale. Ma sono persone più grosse di te? Cioè due dalla Zarain che ti... No, minchia. Sono più piccoli? No, sono grossi, ne ho visti alcuni, cioè veramente 2 metri. Che giustamente... Due gorilla sono. Sì, ti devono portare al padiglione perché se no non ci arrivi. Cioè, o sei maleducato e dici no, e scappi via. Cioè, mi è capitato che qualcuno, un fan, più di avere una foto, ha dovuto spostarlo, qualche pazzo? No, questo no, per fortuna. Ah, sono vabbè. Tutti molto carini. Però sì, se c'è tanta folla, c'è bisogno di una scorta che ti porta, diciamo, al padiglione. Comunque tu sai che ci sono parecchi hater che comunque di te parlano male, i soldi, è il potere o la corruzione. So che io cosa... ne ho sentite, guarda, che non hai idea, che i soldi me li ha dati mio padre. Io ero ricco di mio. Sì, figlio di papà? Sì, ma quelle vanno per la maggiore. Vabbè, parte dopato, quello bello. Quella è quella che preferisco. Questa forse non l'hai mai sentita, non lo so. Ma mi è stato detto che nei tuoi periodi, secondo loro, off cycle, fuori ciclo, sai, quel pistolino un po' si abbassa, no? Per fortuna non mi è mai capito. Però no, mi fido. Secondo loro, in quel momento lì, tu paghi una persona, non so se posso dire questa cosa, magari un po', per far sì che la ciliegina sia soddisfatta in quel momento da altri. Perché il viewster non funziona. Questa fa proprio, posso dirtelo? Politically correct. Messa così fa ancora più...
Cioè, fa brutto sentirla. Tua moglie però si fa da altri mentre tu sei fuori ciclo perché il pistolino non funziona più. No, no, aspetta, però sono io a pagare anche. Mi pare che tu assisti pure. Cioè, coglione due volte. Intanto pago, se non basta altro che pago tutto. Questa è la peggiore che ho sentito. Poi allora, puoi non rispondere o meno, comunque. Oddio, no, bisogna, cioè, no, che non pensano che dopo, sai, stai zitto come per il doping, no? Io non dico niente, scegli tu. No, oh. Quindi in realtà lui non assiste ma paga. No, perché dopo magari mi scrivono: Danny, quanto mi dai? Cioè, sono disponibile, sono nel pieno delle mie attività. Ringraziando il cielo, no, da quel punto di vista. Ma sai che io la farei alla Cherry sta domanda? Mi voglio vantare di una cosa. No, niente, non ci sto provando con te. Dico, io e lei siamo insieme da 21 anni. E quando è stata ora, e in 21 anni sono tante le volte, cioè se le conti sono neanche idee, però sono tantissime le volte che hai rapporti. E sai che non è mai successo che prima. Cioè, non hai mai fatto cilecca? Onesto, onesto, due, tre volte sì, secondo me. Forse vabbè, anche cinque, ma in 20 anni. Ma scusa, ma è bello, cioè comunque siete ancora passionali come il primo sì, giorno? Sì, 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 ma tantissimo. E non sei geloso? Un po'? Non so, magari tutta la fama che c'è. Anzi, non è gelosa lei? Anzi, dovrei dire, tutte le ragazzine fan, vate insieme. No, e sai perché? Perché c'è vero amore. No, perché non ci sono le ragazzine fan che vengono. Perché? Dove siete? Voglio anch'io come i cantanti, le fighe che mi scrivono. Sei mio, non ci sono. No, non ci sono, fortunatamente. Perché c'è la scorta che li ferma. No, 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 non ci sono, ma neanche non ho ragazze che ci provano con me. Ma ci crediamo che... Vabbè, io prendo atto. Ci sono dei bei petardi in giro a cui scrivere. Ci sono delle donne a cui fai sangue, quindi uè, uomo, quel macismo, no, quel... Non credo, credo che faccio più sangue agli uomini. Beh, anche ovviamente. No, 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 non sessualmente, cioè dico... No, credo che anche carico di più, no, le donne non credo abbiano mai avuto... Certo che se vai in giro al supermercato vestito da Kratos, magari un po' difficile che... No, ma in realtà quello è l'unico giorno in cui un paio di donne si sono fermate perché ero senza maglietta, ero anche un po'... Si sono offerte al dio dell'Olimpo? No, non si sono offerte, però hanno con l'occhio apprezzato e anche fatto lì, sì, però non era Danny lì. Beh, capito, lì era Kratos. Questo Cherry non lo sa ovviamente. No, no, lo sa, lo sa. No, ma lei si diverte per quelle cose lì, però... Ma si diverte a guardare mentre tu hai contratto? E lei paga affinché io possa... Ragazzi, che vi devo dire? Danny è strasimpaticissimo, me lo aspettavo. Ma non mi aspettavo che fosse... Che pagasse per... No, non mi aspettavo che fosse così accondiscendente, così aperto a... Non a situazioni particolari, voglio... Che fosse aperto a farmi entrare a casa sua. Perché nel mio... Forse mi sottovaluto, ma forse ti sopravvaluto. Ho sempre pensato, ho sempre detto, il giorno che Danny... Io non penso che Danny Lazzarini farà mai un video con me, perché sarebbe una mossa poco furba. Perché ho sempre pensato che uno come te non potesse portare a casa un personaggio. A me mi accusano di portare via iscritti, clienti, far danni commerciali, cioè... Allora, ti dico, rispondo a chi ti dice questo, questo non può accadere perché non si possono portare via gli iscritti, nella migliore delle ipotesi. Cioè, hanno paura che io ti possa fare una figuraccia, ti fa l'età, mi accusano di essere un manipolatore, assetato di potere, che sono venuto qui a cercare di distruggerti. Però hai anche qualche difetto. Sì. Non sei proprio sono così. No, beh, no, quelle sì, cose. Io posso dire che sono stra sorpreso e sono stra contento di questo podcast che abbiamo fatto insieme e di questo video, perché mi ero preparato come il boss di fine livello. Sai quando Mortal Kombat sali, no? E mi immaginavo Danny sta alla fine, ma è come se avessi fatto un time war e fossi passato al boss di fine livello. Se Danny Lazzarini non è più il boss di fine livello, adesso ci metto Presti. Perché dovrei fare un video con Presti fra un mese, forse. Non so se riuscirò a fare un video con lui. Immagina correggere la panca di Presti. Che porda, perché lui rompe il cazzo. Ma che panca? La panca, fai schifo. Gli ho detto, Andrea, tu l'hai vista la panca? Panca di Presti, la no, ho visto lo stacco. Anche la panca, gliel'ho un po' criticata, ma in modo benevolo. E tu, Andrea, c'è un solo... tutti quei muscoli, che cazzo fa a settarsi? No, l'errore che faceva era il classico di molti che fanno, alzano la testa, sai, usano il trapezio, pensa suicida. Quel per trapezio fa il cazzo che vuole lui. Secondo me lui la fa così perché non sa farla colà, non lo so. Poi in caso, se vengo, metto il bolino verde io e Presti, non gli rompe il cazzo più nessuno. Io al trapezio di Presti non ci dico niente. Comunque, Danny è Domingo approved per quanto riguarda le esecuzioni, lo è sempre stato. La milita è stato uno scivolone che credo non si ripeterà. Sì, perché non me la riprendo in più. In caso dovessi fare la video reaction, vengo dal vivo direttamente, se lui me lo consentirà. Se vuole avere un seguito a questa cosa, oppure una tantum, stata una botte via, durata... Mi tratti proprio come una donna di mare? No, non so se tu hai qualche progetto. Sì, perché sì, i fan, mi io lo faccio per i fan. Non è perché... Ah, perché no, non ti interessava, no, aspetta, conoscermi. No, non è che non volevo conoscerti, magari in privato. Però i fan, io lo faccio più per i fan. Fai video con Danny Lazzarini, lo voglio fare. Però se loro mi spingono è così bello, no? Io spero che questo video loro
loro piaccia, come anche il podcast prima, perché fa vedere che tu sei aperto anche a personaggi magari un po' borderline, che alla fine non c'è niente di male, e loro sono tutti contenti. E ogni volta che faccio un video con un personaggio con cui ho avuto dei bisticci, quel personaggio riprende valore. In generale perché dice è aperto alle critiche, è umile. L'unica cosa che a volte succede è che io, essendo troppo sincero e sono molto bravo a smascherare le falsità, succede che con quei personaggi trovo qualcosa che è in conflitto con la sua verità che lui mette sul social, e io purtroppo mi tocca fare la parte dello sputtanatore. Del visionale, ok. Tutti i problemi che ho avuto con molti personaggi perché ho trovato cose losche e mi sono trovato anche questioni di legali. Mettiamo caso mi avesse detto che per costruire questa palestra avesse dovuto impilare cadaveri qua sotto, io non potrei stare zitto solo perché è lui. No, scherzo. No, ci manca solo. No. C'è una puzza un po' strana, però. Sì, è la tua pizza. Ah, ok. E non è il massimo allenarsi con l'aroma di pizza in palestra. Lasciate un commento, ditemi cosa ne pensate. Se mi sono venduto, mi ha comprato per elogiarlo così tanto. Non è tutto vero, ragazzi. Sapete che io non mi faccio comprare, anche se l'offerta di prima non era male. Iscrivetevi al canale di Danny se non lo seguite, se non lo conoscete ancora. Oppure se vi sta sul cazzo e non lo seguivate. Se siete hater, magari. Domingo vi ha approvato, cambiate idea su di lui, ok? Perché ormai è anche importante. Grazie mille per essere stati in questo video e ci vediamo in un prossimo video che sarà di sicuro di allenamento. Questa è un'apertura. È una chiusura che lascia aperta un'apertura. Se mi comporto bene, ovviamente. Beh, sì. Allora, io ti prometto niente più video reaction fin tanto che posso farle dal vivo. No, ma il problema non era le video reaction, quelle le puoi farle. Ho già detto che cosa hai sbagliato. Te lo sei già dimenticato. Tenuto come un esercizio che stimola il testosterone. A me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Può fare la trazione in ogni modo, può anche farla come nel crossfit, oscillando, che va benissimo. Però non è funzionale al carico 1RM. Dopo aver visto questo video, scommetto che vuoi farti allenare da me. Beh, basta scrivermi in privato, contatti in descrizione.